nostro quarto blocco abbiamo bisogno del tessuto A, 6 quadrati da 6,5 cm e un quadrato da 9,5. Del tessuto B abbiamo bisogno di 2 quadrati da 5,5 e 3 quadrati da 6,5 cm. Del tessuto C abbiamo bisogno di 2 quadrati da 5,5 cm e di 3 quadrati da 6,5. Avremo bisogno inoltre dei nostri spilli, una penna per tessuto e una squadretta. Iniziamo realizzando la parte centrale del blocco. Per realizzare la parte centrale abbiamo bisogno del quadrato da 9,5 cm del tessuto A e dei quadrati da 5,5 cm del tessuto B e C. Su questi ultimi quadrati io sono andato a disegnare una diagonale. A questo punto andiamo ad unirli al quadrato centrale. Quindi prendiamo il nostro quadrato centrale e andiamo per prima cosa a posizionare il primo quadrato giallo. Sul lato opposto andiamo a posizionare l'altro quadrato, sempre dello stesso colore, e andiamo a spillare entrambi i quadrati sul tessuto di base. A questo punto non ci resta che andare a realizzare una cucitura sulla diagonale che abbiamo tracciato in precedenza. Una volta realizzate le due cuciture, con la nostra squadretta andiamo a tagliare l'eccedenza, mantenendo sempre un margine di 0,75, prima su uno e poi sull'altro. A questo punto andiamo a stirare i triangoli verso l'esterno, mantenendo il margine al di sotto del triangolo. Una volta stirati i nostri margini, prendiamo gli altri due quadrati e andiamo a posizionarli sui lati rimanenti. E anche in questo caso andiamo a fissarli con degli spilli. Prima uno, e poi l'altro. Andiamo a realizzare ancora una volta due cuciture sulle diagonali che abbiamo disegnato precedentemente. Anche in questo caso ho tagliato l'eccedenza e ho stirato il margine al di sotto del triangolo che ho appena cucito. Abbiamo realizzato così la parte centrale del nostro blocco. Le parti rimanenti le andremo a realizzare utilizzando i quadrati da 6,5 cm e andremo a realizzare di tutti dei mezzi quadrati. Quindi prendiamo un quadrato del tessuto A, tracciamo la diagonale e andiamo a sovrapporlo a un quadrato del tessuto B. Puntiamo con degli spilli e andiamo a realizzare due cuciture, una a destra e una a sinistra della nostra diagonale. Ripetiamo l'operazione per tutti i quadrati rimanenti, andando ad unire sempre un quadrato del tessuto A con ognuno dei quadrati dei tessuti B e C. Una volta realizzati questi mezzi quadrati, possiamo procedere all'unione del nostro blocco. Per realizzare i mezzi quadrati, ho disegnato una diagonale su un tessuto, in questo caso il tessuto A, e sono andato a realizzare due cuciture, una sulla destra e una sulla sinistra. Una volta realizzata la cucitura, con la rotella sono andato a tagliare sulla diagonale che ho disegnato prima. A questo punto non mi resta che andare ad aprire i miei mezzi quadrati e a stirare il margine di cucitura sotto il tessuto colorato, quindi in questo caso sotto il tessuto C. Una volta stirato, sono andato a tagliare le eccedenze. A questo punto non ci resta che comporre il nostro blocco ed assemblarlo. Una volta disposti tutti i pezzi sul nostro piano di lavoro, per prima cosa andiamo ad unire queste due coppie di quadrati e andiamo ad unirle alla parte centrale. Quindi andiamo a sovrapporre dritto contro dritto i nostri quadrati e andiamo a puntare degli spilli sul lato che dovremo andare a cucire.
1 e 2. A questo punto andiamo a realizzare la cucitura. Una volta cuciti i nostri due quadrati, possiamo andare ad unirli alla parte centrale. Andiamo a sovrapporre dritto contro dritto e andiamo a puntare con degli spilli, prestando particolare attenzione all'incrocio centrale. Quindi andiamo a puntare prima un lato e poi l'altro. A questo punto andiamo a realizzare le due cuciture. Una volta unite le nostre coppie di diti quadrati al nostro quadrato centrale, sono andato a stirare il margine di cucitura verso l'esterno. A questo punto non ci resta che andare a cucire insieme le ultime due strisce e poi unirle alla parte centrale. Una volta cucite insieme le nostre due strisce, andiamo ad unirle alla parte centrale, quindi andiamo a sovrapporre anche in questo caso sempre dritto contro dritto e andiamo a puntare prestando sempre attenzione agli incroci. Anche in questo caso possiamo puntare entrambe le strisce nello stesso momento in modo da andare a realizzare due cuciture direttamente. Quindi puntiamo prima una striscia e poi l'altra. A questo punto andiamo a realizzare le nostre ultime due cuciture. Una volta realizzate le ultime due cuciture, abbiamo terminato il nostro quarto blocco.